le vie invase dai fedeli, il suono delle campane, la gioia nel ribadire la grande devozione alla Santa Patrona. Le tradizioni si rinnovano nel giorno dedicato a Sant'Oliva, tutto è perfetto durante la Vutata di Laltari, una festa in cui la solidarietà è stata predominante, con i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Maiorana che hanno accompagnato un anziano cittadino, decano del comitato per i festeggiamenti e custode dell'oro della Santa, nella piccola chiesa per vivere appieno le celebrazioni ancora una volta. E poi la vara che illumina le strade e gli occhi dei portanti sfiorati dalle lacrime quando a fine processione arriva il ringraziamento alla famiglia Monaco per aver donato le maglie, ma arriva anche e soprattutto il ricordo del piccolo Giuseppe, prematuramente scomparso. Una festa all'insegna del dono, ma anche una festa segnata dal forte e condiviso appello del parroco ad abbattere qualsiasi divisione e a crescere nell'unità. Abbiamo molto da imparare, abbiamo molto da veramente da imparare e cercare di camminare insieme, perché solo così possiamo costruire qualcosa di buono per la nostra comunità. Celebrare la solennità di Sant'Oliva significa guardare al fulgido esempio di questa donna che per Cristo ha saputo offrire il dono più prezioso, il dono della vita. Guardando lei anche noi vogliamo calcare le orme della santità per poter anche noi realizzare la vocazione alla quale siamo stati chiamati con il nostro battesimo. Sono 26 anni da quando ho compiuto 18 anni e ogni anno è un'emozione grandissima, immensa. Quest'anno ancora di più forse, perché come ho appena finito di dire, ci prepariamo per festeggiare nel 2024 un anniversario importante. Saranno 400 anni, infatti da quando nel 1624 i giurati hanno voluto omaggiare Sant'Oliva come col titolo di patrona della nostra comunità. E per me, che ho l'onore di guidare l'amministrazione comunale di Pettineo, è un onore immenso poter lavorare per rendere omaggio nel migliore dei modi alla nostra santa. Sì, sono nata a Pettineo, dopo 50 anni, 54, sono tornata. Ho vissuto i momenti quando ero piccolina, molto emozionante. Ah sì, questa qua è la prima volta, è stata un'emozione grandissima. Ho pianto per quasi tutta la processione e sono veramente contento. E sempre, grazie Sant'Oliva, grazie e viva Sant'Oliva!